Cari telespettatori, bentornati su questa rete e soprattutto sulla nostra rubrica Medicina a Confronto. Questa è la, è la puntata che fa il consuntivo di un anno, un anno di sanità nel Veneto. Noi parliamo del Veneto perché è la sanità che conosciamo meglio e della sanità dove abbiamo delle bellissime esperienze. delle professionalità eh, piuttosto esperte come quella del dottore Adriano Cestrone. È il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova e anche il direttore generale un unico stipendio, lui la Spending Review l'aveva già inventata è anche il direttore generale dell'azienda ULS numero 16 di Padova che ha preso in mano eh, dopo che è venuto a mancare il dottor Fortunato Rao. Il dottor Adriano Cestrone è l'uomo che tanti ci invidiano e ci invidierebbero eh, veramente perché è medico, è un ex direttore sanitario, conosce i meccanismi, sa amministrare ma soprattutto sa... Progettare quello che serve alla gente. Quindi è dalla parte della gente e sa parlare con i medici, ma sa anche sollevarli dai loro incarichi, incarichi quando sbagliano e le notizie di stampa ne sono la gran prova. Lo ringraziamo per essere qui questa sera perché parleremo di un anno di sanità nel Veneto. Grazie, Adriano, per essere qui con noi. I nostri telespettatori ti seguono anche nella stampa, seguono tutte le tue azioni e anche ahimè, le tue eh, decisioni di tipo disciplinare e legale. Hai dato ordine anche alla sanità padovana, in questo grande, grande complesso dove c'è qualcuno che ha fatto anche i fatti suoi. Sì, purtroppo, buonasera a tutti, purtroppo in una struttura così complessa può succedere questo. E il caso recente del, del dentista, eh, del professor Favaro, che era direttore della struttura odontoiatrica di Padova, eh, purtroppo eh, non era una cosa sicuramente che potevamo tollerare, per cui abbiamo proceduto, secondo, seguendo le regole e le norme di legge, a fare l'allontanamento dal Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, ed essendo un primario, cioè un responsabile primariale, quindi, è stato, direttore quindi, è stato tolto da questo tipo di servizio. Ma la cattedra universitaria gli rimane? Allora, sì, allora io distinguerei, perché è importante sì. questo, tre aspetti. Sì. C'è cioè, la, 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 la dipendenza dall'università sì. che resta a meno che l'università non faccia un procedimento proprio. Sì. C'è cioè, una doppia dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale che riguarda l'attività assistenziale. Poi in più c'è l'attività primariale che va distinta. Difatti il professore aveva dato le dimissioni dall'attività primariale, sì, sì. non dall'attività assistenziale. Sì, sì. E a questo punto lui sarebbe rimasto come, per, come universitario, come medico, avrebbe potuto continuare a fare non il primario ma a fare l'assistenza. Sì. E quindi questo diventava comunque non accettabile e facendo questa distinzione abbiamo fatto l'allontanamento dall'attività assistenziale. Cioè, cioè, ha un po' tradito il patto deontologico del rapporto con un'azienda sanitaria pubblica, insomma. Sì, chiaramente cioè questo. deviava i pazienti all'esterno all da quello che sembra dell'indagine. indagini. Sì. Da quello che abbiamo rilevato dalle notizie dalle della televisione della Notizia era più che chiaro, più che dimostrato. Difatti il Comitato dei Garanti, che è quello che deve approvare una mia decisione, ha riconosciuto questa. Adesso la parola alla magistratura. L'importante è che eh, Adriano Cestrone è il garante della conduzione buona della sanità per i cittadini. Come è andato quest'anno? Io direi che quest'anno è andato bene, decisamente. Eh, abbiamo cercato di risparmiare con i bilanci. E, Insomma chiudiamo non in maniera perfetta ma direi non male. Ma soprattutto abbiamo fatto anche dei grossi investimenti. Sì. Abbiamo rifatto completamente la neuroradiologia acquistando tra le altre cose come cose straordinarie queste, una TAC nuova, una risonanza da tetella nuova, un angiografo nuovo. Quindi abbiamo messo la neuroradiologia in condizioni di grande avanguardia. E poi abbiamo acquistato, grazie alla donazione della Fondazione Cassa di Risparmio... Che ringraziamo sempre, no? Dottor Finotti sempre... È sempre è stato Finotti, a fianco nostro... A fianco delle a necessità, a necessità della, della sanità, gente. Insomma, in tutti, tutti questi anni sì. l'abbiamo sempre avuto come un grande aiuto. E, e compra avete comprato cosa adesso allora? Abbiamo comprato una PET risonanza. Finalmente. Serve anche per i pazienti oncologici quindi? Serve soprattutto per i pazienti oncologici direi e soprattutto è utile per i bambini e Padova, voi sapete che da questo punto di vista è un centro di riferimento nazionale Geniale e anche internazionale e anche internazionale sì, sì, sì. e di queste attrezzature ce ne sono quattro in europa quindi sì. siamo decisamente all'avanguardia all l'ospedale di padova nel complesso clinico ospedale di padova e l'ospedale sant'antonio che in entrambi i casi dirige il dottor adriano cestrone e sono due strutture che funzionano molto bene quali sono le migliorie che secondo te farebbe un successore, perché qui adesso dobbiamo dirlo chiaro, purtroppo sembra dalle notizie così che filtrano che ti perderemo solamente perché non hai più il requisito dell'età perché sei molto esperto e avresti raggiunto il limite di età secondo le norme che si è autodettate la giunta regionale, limite di età per le nomine, il che è un peccato perderti, io spero che per te ci sia un futuro di commissario straordinario o adatta o per gestire determinate Cose, o addirittura il segretario regionale della sanità, perché bisogna conoscere tutta la sanità del Veneto e conoscerla bene dal basso, conoscerla bene e non avere inimicizie con varia gente come sei capace tu di andare d'accordo con tutti. Ma che cosa lasceresti da fare, secondo te, secondo i tuoi desideri, ancora di miglioramento nelle due strutture ospedaliere? Ecco, questa è una domanda interessante e mi piace. In, in azienda ospedaliera dobbiamo come del resto prevederà il piano tagliare tutta una serie di, di reparti doppione questo comporterà di abbassare il costo di produzione e quindi di rendere l'ospedale molto competitivo per quanto riguarda poi la visione eh, è sempre più necessaria a mio avviso per quanto riguarda i tre ospedali io metterei anche Piove di Sacco ah, è, vero, è vero, è vero, è vero. Sant'Antonio e Piove, Piove di, di sacco. sacco ci vuole una visione unitaria della gestione degli impianti. Tu li ospedali. hai messi concatenati, vero? Devono essere concatenati proprio come strategia di attività. Faccio un esempio: uh, a Piove di Sacco c'è un'importante cardiologia con sì. un'emodinamica sì. e ce n'è una anche in azienda ospedaliera. Allora bisogna uh, ragionare con un'ottica medica sì. e Indirizzare alcuni pazienti a Piove di Sacco ed altri a Padova in una visione di quello che è l'interesse del paziente, non andando a vedere il fatturato economico, che è una cosa che può deviare. E su questo abbiamo già. Fatto un buon, interessante accordo. Per esempio, è molto meglio mandare a Piove di Sacco eh, le, le applicazioni dei pacemaker. Sì. No, perché? Perché qui a Padova c'è anche l'unità, accanto all'emodinamica, c'è anche una cardiochirurgia sì. che ha una garanzia per chi compie certe operazioni. Ecco, questa è una cosa semplice per far capire quanto sia importante un lavorare assieme. Quindi, un'armonia dell'eccellenza, diffusa sul territorio. Sì. Io credo che eh, la saggezza di chi verrà dopo di me dovrà essere quella di fare un importante accordo tra l'azienda ospedale e l'azienda Huls e per quanto riguarda gli ospedali avere una politica unitaria, comune, in modo da non fare doppioni. Faccio un altro esempio, per esempio, la neurologia adesso... Voi sapete che è libera sia in azienda ospedale che a Sant'Antonio. Sì. Ecco, ragionevolmente varrebbe la pena a Sant'Antonio di concentrare tutto quello che è il problema della, uh, uh, della neurologia delle... degenerativa, ma esatto. E di là sì. la Cuzie. Esatto, e sì. di là la Cuzie, per esempio. Sì. No? Abbiamo chi segue la sclerosi laterale ammiatrofica. La fare un centro in questo senso. Sì. Quindi si va verso. Con ospedali che vanno tutti ad altissime specializzazioni sì. e non Però, facendosi sì, eh. una sciocca concorrenza sì. perché giusto dividendo la le patologie esatto. Eh. Mi va bene la concorrenza tra professionisti. Sì. Per cui eh, l'ortopedico, sì. l'oculista, l'urologo che combattono per essere uno più bravo dell'altro, questo va bene. Non va bene la concorrenza di ospedale con reparti doppione perché questo è un danno per la collettività. Senti, una, adesso una domanda eh, un po' piccante eh, come si deve fare. Eh, il sistema delle nomine fa sì che tu, direttore generale, che ti assumi tra l'altro il carico anche dell'azienda territoriale Ols e quindi devi... Eh, trattare con gli universitari, con gli ospedalieri, con gli ospedalieri territoriali dell'ULS, ti sei trovato con la nomina, per esempio, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi, eccetera eccetera. Come hai fatto? Perché questi te li mandano, sono nominati da altri, tu ratifichi la nomina. Hai potuto in, in qualche maniera Armonizzarli, allevarli un po' a una scuola di alta amministrazione sanitaria, perché non sempre le professionalità che girano sono ad altissimo livello. Lo, dice, lo dico io come giornalista, eh? non tu. Eh, allora c'è da dire questo: che, ed è un fatto preoccupante, che oggi, specie oggi, eh, per chi dovrà affrontare dal primo di gennaio il problema. Mancano, per esempio, le figure di direttori sanitari, ce ne sono poche, ed è una figura E di buoni ancora meno. <ride> e di buoni ancora meno, esatto. Lo stesso discorso vale per i direttori amministrativi, amministrativi ecco. e sono figure a pressione, ma oggi incominciano a mancare drammaticamente anche tutta un'altra serie di professionalità. Vedi i provveditori, sì. vedi il, eh, quelli che gestiscono il patrimonio. Sì, sì. Eh, tu li hai accorpati però, per poter fare un po' una... Beh, a Padova sì, sì. mi sembrava assurdo sì. perché fino... avere doppie figure, insomma. Diciamo. Ma non solo avevamo doppie figure, avevamo doppi spazi da occupare sì. e in particolare per molti spazi pagavamo anche l'affitto eh, esatto. all'esterno. Allora tu hai applicato in antelittera la spending review. Lo hai fatto per risparmiare, per bilanci sani e quindi hai dimostrato che si possono unificare e anche far lavorare bene sì. le persone dipendenti dall'azienda territoriale sì. e dall'azienda diciamo, speciale che è quella sì. a carattere ospedaliero. C'è da dire un'altra cosa, tu hai fatto anche in antelitteram ciò che la regione Veneto ancora non è riuscita. Fatto, hai applicato diciamo, delle schede ospedaliere, hai armonizzato il lavoro ospedaliero tagliando di qua e di là dove andava tagliato. Ma perché la Regione ancora secondo te non l'ha fatto? Ma la Regione deve presentare le schede. Ma in, in grande ritardo. In ritardo, sì. E, e, purtroppo il problema delle schede crea sempre qualche problema perché mm. o si fa capire alla gente che queste schede sono fatte per migliorare la sanità, sì. ma se viene vista come un taglio, è, è la, finita, gente, non la gente si oppone... Tu hai tagliato tre chirurgie. Eh, anche quattro nel tempo, no? Però funzionano bene. Ma meglio funzionano. L'importante, e eh. questo dovrebbe far capire alla gente, è che il cittadino non deve averne un danno. Sì. Nel passato, dobbiamo riconoscerlo ed è inutile scandalizzarsi, Qualche volta sono stati creati dei reparti ad personam. Sì. Ora, eh, fare le rivoluzioni si, può anche, si possono anche fare, ma a volte sono troppo, costose, troppo eh sì. costose. Riorganizzare eh, nel momento in cui qualcuno è andato in pensione credo sia stata la cosa più facile. Allora, in attesa delle schede, noi le abbiamo già anticipate, prevedendo una chiusura di nove mesi, che la legge sì. me lo permette, sì. di alcuni reparti per garantire anche le ferie al personale. Sì. E in questo modo abbiamo accorpato l'area chirurgica di Padova in tutto su quattro chirurgie, ma che avranno le stesse sale operatorie di prima, per cui gli interventi chirurgici non è che saranno ridotti, sì. se ne faranno anche di, di più? più, perché se abbiamo due galli nel pollaio è difficile che vadano d'accordo. Sì. No? Allora, un gallo solo nel suo pollaio lo gestisce meglio. Questo è chiaro, gli occhi. Quindi tu li hai armonizzati. Insomma, Abbiamo a armonizzato. Pante. E credo, con buona. Con buona soddisfazione. Senti, di... La grande scuola di direzione sanitaria, dalla quale provieni, che è di origine trevigiana, dobbiamo dirlo. Però si è diffusa un pochino. Questa grande scuola che tu interpreti e rappresenti. è verrebbe a mancare con la tua figura sacrificata con un pensionamento che sarebbe una deprivazione. E tu saresti in grado in realtà di gestire dal Manzanarra al Reno, cioè dalle Alpi bellunesi fino alla Laguna Veneta, fino al confine del Friuli, come al confine dell'Emilia dell Romagna, la sanità del Veneto. Tu sei un grande programmatore. Sei, saresti disponibile a dire alle forze politiche Va bene, sono qua, utilizzatemi. Tu non hai colore, perché adesso le nomine sono tutte colorate? Ti sei reso conto che se noi ci mettiamo a tavolino nel segreto del dopo trasmissione possiamo dare un colore a ciascuno dei personaggi che ci scondano? Quindi, non sempre è una cosa positiva questo. Beh, ah, ci sono alcuni bravissimi, niente da dire. Sì. Io ho avuto una grande fortuna di avere un grande maestro che è stato il dottor Stellini e Questo mi ha, mi ha dato dei, degli insegnamenti basilari eh, e, e vorrei ricordare due o tre cose che lui mi ha sempre insegnato: che bisogna prendere delle decisioni nell'interesse del cittadino e non sempre la via retta è la strada più corta. A volte bisogna fare delle mediazioni, però, l'importante è raggiungere in pieno l'obiettivo che ci si è posti. E io credo che questo. Cerco di applicarlo sempre e credo che alla fine, eh, qualche volta ho anche detto di no a certe richieste, no? perché se le richieste non sono sensate non, Beh, certo. non, non, non si possono accettare. Però, insomma, alla fine vedo, io sono andato d'accordo qua con tutti certo. e credo che questo sia forse la cosa, il riconoscimento che si pone. Avanti l'interesse del cittadino. È stato il miracolo, Cestrone, perché andare d'accordo tra ospedale e università Padova è veramente una, una cosa piuttosto ardua e anche storicamente non facile. E devo dire una cosa, lo dico io perché eh, lo devo dire da cittadino e anche giornalista che segue i sui giornali e sente gli umori. In regione del Veneto, nei riguardi della sanità, e specialmente nei riguardi della sanità padovana, tanti errori sono stati fatti. Eh, tu hai fatto baluardo, con te tutto è andato bene, però noi abbiamo visto determinati errori, non solo di eh, crescita di una sanità che era già eh, ben troppo dimensionata, anche con qualche ulse di troppo, come in una provincia dell'Ovest della eh, Portata ovviamente dalla, da un partito di maggioranza in regione quindi dell'Ovest e del Veneto, abbiamo visto che Padova è stata un pochino sacrificata, anche a livello universitario ci sono state alcune manovre che non sono piaciute e abbiamo un ospedale ancora di cui si parla, si favoleggia, ci sarebbe anche un progetto, ma in realtà non c'è nulla, perché se non ci sono i soldi non c'è nulla. Mentre da altre parti ho visto che hanno fatto dei grandi bei centri e anche sistemato tante cose, però devo dire che. Eh, Alcuni errori proprio di programmazione regionale sono stati fatti. Quando Roma non manda dei quattrini, il super ticket ha favorito in realtà direttamente, non so se è stato fatto apposta. A questo punto, ha favorito indirettamente, ma anche proprio direttamente, i laboratori privati. I quali ci stavano bene nelle spese, ci si guadagnava, il cittadino spendeva meno. Con la produzione, il costo di produzione era inferiore al costo di remunerazione col ticket e per di più col super ticket. Questo è un errore, dobbiamo dirlo, perché il ticket finanziava la sanità. Mettendo super ticket non è arrivato né l'uno né l'altro. Allora, chi si inventa questo sistema di fare? O lo ha fatto per compiacere qualcosa o aveva un altro progetto o comunque deve fare eh, mea culpa, ho sbagliato i conti. Non lo puoi dire tu eh, Adriano, però io vedo che a casa mia se si deve fare un esame, se ti dice che costa meno pagare direttamente, uno dice me lo pago direttamente e allora la sanità pubblica che già paghiamo. Con cosa si finanzia? Allora, oppure è stato fatto per finanziare la sanità privata, che, che è solo all'8% nel Veneto, però eh, per tagliare da qualche altra parte. Allora questi giochetti non vanno bene, occorrono dei grandi tecnici, delle grandi esperienze. Non basta il direttore sanitario della piccola ULSS nominato, ecco, diciamoci chiaro, e nemmeno basta l'uomo ossequente a un partito e a de delle decisioni che vengono da fuori. Ci vuole uno che abbia la forza di dire si fa così. Ecco, tu sei un uomo così, come sono stati i tuoi rapporti con i partiti politici? Ma io tu che devo sei bravo dire, a navigare, insomma. Io devo dire che ho sempre avuto ottimi rapporti. Però hai fatto quello che si doveva fare. Eh, un, qualcuno <ride> ha detto che sono un po' un cane sciolto. Perché non, non obbedisci a logiche di partito. No, però io credo che far capire... Eh, che fare quella determinata cosa alla fine non porta un vantaggio neanche a chi la propone. E credo che questo sia un po', po l'arte che ci vuole da, da, sì. da usare. No? Io da questo punto di vista ricordo la volta che con grande incoscienza, perché avevo paura veramente, chiusi il geriatrico. No? Eh, e l'hai fatto. Con molte, eh, molte armi. Io devo poi... riconoscere. Sì. E mi tolgo il cappello a quelle persone, a chi si opponeva, che però aveva alla fine capito che forse era la soluzione giusta, per cui non c'è stata una vera opposizione e, e quelle persone io non posso che ringraziarle perché alla fine, pur venendomi contro, ma l'hanno fatto perché per onor di bandiera, alla fine però hanno capito che forse l'interesse di Padova era questo. E poi diciamolo, il geriatrico stava diventando un ghetto per l'anziano e non l'ospedale per l'anziano. No, esatto. Ecco, in questo avete giustamente detto, l'anziano ha le pari dignità degli altri, quindi va ricoverato nel reparto di cura dove ha bisogno, di diagnosi cura, e va poi nel post-cura trovato un luogo sì. opportuno. E avete fatto una bella cosa perché c'è stata l'interferenza, cioè l'interazione con le strutture convenzionate, eccetera, di assistenza che sono quasi tutte poi di origine cattolica la maggior parte. Ma che è giusto perché è la nostra società certo. che ha questa tradizione e quindi si sono fatte anche delle buone interazioni. Sì. E la famosa struttura intermedia eh sì. che purtroppo poi la regione quella volta <coughs> non capì in fondo, io volevo eh. almeno 100 posti letti di sì. struttura intermedia eh sì. e mi hanno dato solo 60, se me ne avessero dato 100 le cose sarebbero state molto meglio anche dal punto di vista economico per sì. la sanità padovana. Certo. Adesso la Regione, nella programmazione, ha previsto un forte potenziamento di ma queste strutture. Come te la sei inventata? Perché in realtà è una tua invenzione la struttura intermedia. Non c'era. Non c'era, ma era, è la realtà che ti porta a vedere. Quando tu ti ritrovi un uomo di 80 anni che vive solo e si rompe una gamba. Sì, non puoi tenere in ospedale due mesi, ma se va a casa da solo cosa fa questo che non ha chi gli fa da mangiare, chi lo, lo assiste? Allora bisognava trovare quella via di mezzo che è tra il, il, il tornare a casa e lo stare in ospedale, che è una realtà e che anche qua dovrà essere gestita in maniera più intelligente, che è più di tipo infermieristico che di tipo medico. E questo va sottolineato in maniera importante, anche perché oggi eh, abbiamo una classe infermieristica che è notevolmente migliorata dal punto di vista culturale rispetto sì. a quando io ho iniziato a fare il medico. Per cui, Oggi tante funzioni che vengono fatte dai medici dobbiamo farle fare agli infermieri, come hanno fatto già in paesi. Si sono laureati, sono già eh. progrediti nella loro cultura e ne... anche nelle loro, eh, nelle loro attribuzioni professionali, no? Sono migliorati. Senti, Io una delle eh, ultime eh. delibere che ho fatto, sì. e con sì. qualche mugugno anche, era quello di dare molta responsabilità al servizio dell'assistenza. Una volta era la direzione sanitaria tramite il servizio di assistenza che gestiva tutto il personale dell'assistenza. Io credo che i tempi siano cambiati, per dare responsabilità all'ufficio dell'assistenza direttamente. Qual è, quale sarebbe, stiamo in chiusura, quale sarebbe il tuo desiderio? Se tu potessi fare qualcosa per la sanità ora e avessi i quattrini, la possibilità, cosa faresti subito? Allora subito eh, parliamo per Padova o per il Veneto? Per, anche per il Veneto. Ecco, diciamo prima per Padova. Vedi che uomo sei di alto, <ride> di alto respiro. Eh. Per Padova io farei questo. Eh, metterei i due direttori, se due direttori devono, devono restare, uh -huh. dell'azienda ospedale e dell'azienda ULS 16, darei un obiettivo comune. E direi, signori cari, io vi valuterò alla fine sul bilancio complessivo, non sul singolo bilancio. Perché alcune azioni che deve fare la ULS, per esempio, sono costose e comportano una perdita di entrata economica, mentre comportano un vantaggio per l'azienda ospedaliera, e allora non si può guardare il bilancio dell'uno e dell'altro va visto complessivamente questo, perché è questo migliora. per Padova perché è una cosa particolare per Padova, perché, sì. perché è per particolare il per il Veneto io chiuderei e questo lo so che forse è poco popolare ma chiuderei vari ospedali e, darei e potenzierei fortemente il, i, gli ospedali provinciali sì. ce ne sono alcuni nel Veronese che sono veramente troppi, oh, troppi. E ma naturalmente potenziando servizi di trasporto, certo, quello certo, che serve. tutto quello che serve. Ma questo alla fine, poi il cittadino questo lo ha capito. Perché quando ha un problema serio, io parlo con la gente, anche se mi dice: Mi vado a morire nel mar grande, sì. non mi fermo sul piccolo. Hanno bisogno della sicurezza. Hanno bisogno della sicurezza e la cercano. Sì. Dopodiché, sono più interessi di conservazione del posto di altro. Sì che portano a difendere strutture piccole che oggi non hanno più tanto senso. Allora, noi dobbiamo ringraziare Adriano Cestrone che con questa intervista fa gli auguri, ovviamente per le prossime festività ai nostri telespettatori. E volevamo anche ringraziarti e dire, questo è l'uomo che ha diretto una sanità difficile negli ultimi anni in maniera encomiabile. È un uomo che è peccato perdere che sarebbe ancora disponibile a recitare un ruolo molto importante molto molto importante e anche di grande responsabilità se qualcuno in alto dei nostri politici finalmente cominciasse a ragionare io spero che Gesù Bambino porti un pochettino di eh, fieno e un pochettino di sbauchina come si dice nel Veneto a qualche uomo politico che può veramente decidere di dare alla gente il professionista che può decidere per le sorti della sanità del Veneto che in questo momento lo devo dire, lo dico io io non lo può dire lui, non va tanto bene. State attenti, non va tanto bene. Sono bloccati da baruffe di bottega. Grazie ad Adriano Cestrone, grazie ai telespettatori che finora sono stati qui con noi. Dopo la pausa pubblicitaria cambiamo ospite e avremo un'altra gradita sorpresa. Grazie ancora. Grazie Adriano. e buon Natale a tutti e buon anno. Eccoci qui, seconda parte di Medicina a confronto di oggi, abbiamo un altro ospite, è un consultivo, quindi abbiamo un altro ospite eccellente della Sanità del Veneto che è Leonardo Padrin, presidente della quinta commissione, la commissione della Sanità della Regione del Veneto. La commissione sanità rappresenta praticamente, eh, politicamente, Tutte le necessità dei cittadini del Veneto nei riguardi delle strutture, dell'organizzazione, dell'amministrazione e soprattutto delle necessità sanitarie. Leonardo Padin, grazie di essere qui. Grazie a voi. Stiamo parlando di un anno difficile della sanità del Veneto, dove di fronte a un progetto di salute, di sanità, di programma fatto dalla Regione del Veneto e ovviamente eh, presentato dalla Quinta Commissione alla, in Consiglio regionale e alla Giunta poi è arrivato uno stop, uno stop che non capiamo, uno stop che è della spending review, però sapevamo già che la regione del Veneto è virtuosa, è arrivato uno stop su programmazioni ospedaliere, sulle schede ospedaliere che non vengono fatte, il grosso sospetto è che si aspettino che vengano fatte le elezioni, ma allora è assurdo, perché il cittadino del Veneto in materia di salute ne ha bisogno oggi, non ha bisogno di questi calcoli di bottega politica, so che la Quinta Commissione per esempio ha chiesto a gran forza che le Schede sanitarie delle varie ULS vengano eh, fatte perché bisogna andare avanti con la programmazione, soldi non ci sono, quindi bisogna riconvertire le strutture e quindi è un anno in cui vedo molte luci ed ombre. Lei cosa dice? Ma guardi, intanto per l'ennesima volta spieghiamo ai telespettatori sì. come funziona, e cioè la Commissione che rappresenta il Consiglio e che ha dentro Tutte le componenti politiche del Consiglio ha il compito della programmazione e del controllo, mentre sta in capo alla Giunta e all'assessore, in modo particolare, il, il compito della gestione. Allora, eh, ci sono delle cose che sono competenza della Commissione e, e quindi del Consiglio, ci sono cose che sono di competenza della Giunta e poi ci sono delle cose che hanno praticamente delle responsabilità miste. Allora io tengo a sottolineare che per quanto riguarda la programmazione il Consiglio, cioè la Commissione, ha approvato il piano sociosanitario, poi sono state apportate anche alcune modifiche al piano sociosanitario, oggi siamo in attesa delle schede che calano nel territorio i principi che sono stati approvati con legge. ...nel piano socio-sanitario. Da quanto tempo aspettiamo queste schede? Ma diciamo che ormai sono passati circa sei mesi. Teniamo presente che su questo però sono intervenuti una serie di fattori... ...che sono le politiche governative sulla sanità... ...che secondo me non hanno pienamente tenuto conto... ...delle differenze che ci sono nel nostro Paese. E cioè... Le politiche sanitarie hanno ridotto i posti letto, hanno eh, previsto una serie di parametri, però la differenza qual è? È che nel Veneto, che ha 5 milioni di abitanti, spendiamo 8 miliardi e mezzo per la sanità. Che è il 78% del bilancio regionale. Sì, circa. Nel Lazio, che sono 5 milioni di abitanti, spendono il doppio per non parlare della Calabria che ha un numero di abitanti inferiore, ma per dare sempre dei numeri che danno un'immagine molto veritiera, e nel Veneto spendiamo circa 1.600 euro per abitante, la Calabria ne spende 2.200. Quindi voglio dire, quando si fanno delle norme a livello nazionale, non è che possiamo andare avanti con delle decisioni lineari o con dei tagli lineari per cui non teniamo conto chi si è comportato bene, chi ha un sistema che funziona, da chi ha un sistema che invece. Quindi taglio lineare penalizza il Veneto. Taglio lineare penalizza il Veneto, eh, tenendo presente che eh, chi spende di più ha ah, sempre una peggiore sanità di chi spende meno. Sembra una contraddizione in termini, ma è così. Ma eh, il fatto di sprecare soldi, risorse umane e organizzazione non produce una sanità migliore, ma bensì una sanità peggiore. Qual è la qualità che voi percepite come amministratori, programmatori della, della sanità del Veneto? Ma credo che eh, la sanità del Veneto ha sempre avuto al centro la persona, e questo grazie ai 60.000 che lavorano in sanità nel Veneto. E, diciamo che quello che serve far comprendere al Veneto e ai suoi cittadini è che se una volta. Eh, avere degli ospedali molto delocalizzati era una ricchezza e anche un servizio, oggi questo diventa una debolezza. Gli ospedali devono essere pochi, molto qualificati, in grado di dare risposte con il meglio della tecnologia e il meglio del sapere, il resto va fatto sul territorio. Qual è, per, secondo Leonardo Padrin cittadino, il problema che si crea col fatto che le schede ospedaliere non vengono fuori? Ma diciamo una cosa: che la sanità è eh, un mondo, un pianeta, un universo, e quindi eh, eh, intervenire in sanità. Eh, voglio dire, se c'è un'esondazione, possiamo fare una diga. Una diga è un muro che trattiene l'acqua e impedisce che le piene allaghino città eh, e campagne. Questo lo si può fare, però, per una diga, oppure se c'è bisogno di raggiungere un luogo, si fa una strada. In sanità. Non è che eh, intervenire abbia questa, eh, questo impatto, in sanità è come un, un orologio di precisione in cui intervieni in tanti punti diversi per ottenere un effetto che è un effetto, se la cosa funziona, virtuoso. Quindi non è che tu prendi una cosa e la sposti o la butti via, ma intervieni su tanti punti diversi. Come intervenire eh, lei, che è medico, in un sistema nervoso. E allora quindi, con la mancanza delle schede, non si sta intervenendo e non si sta né migliorando né risparmiando. Diciamo che eh, se noi partiamo dal presupposto che, come in economia, anche in sanità, non esiste qualcosa che è fermo, nel senso o si cresce o si cala, <coughs> più tardi partiamo con le schede. E più tardi avremo i benefici che, in base al piano sociosanitario che è stato approvato dopo 16 anni, eh, noi avremo eh, più tardi i benefici. Senta, al di là del fatto che ci saranno delle elezioni politiche che premieranno o puniranno alcune componenti politiche de, del panorama, e al di là del fatto che probabilmente i cittadini non sono tanto contenti di come vanno le cose a livello generale. Lei come consigliere regionale ha una percezione delle cose eh, privilegiata, ma il sottoscritto come cittadino e come cittadino informato dal punto di vista giornalistico ne ha un'altra, sicuramente un'altra. Io per esempio vedo che la gestione della sanità dal punto di vista della, eh, della di gestione diretta, parliamo chiaro, l'assessore della sanità sia un po' lontano dalla realtà delle cose perché non lo vediamo intervenire. Con la precisione, la puntualità e la cesoglia che dovrebbe usare secondo le schede che noi sappiamo come dovrebbe essere venire applicate. Lei invece come programmatore vede nella stessa maniera le cose oppure può darmi un giudizio diverso? Ma diciamo che queste schede sono una scelta di campo: cioè eh, invece di inseguire il consenso, secondo me bisogna avere la forza. Di, e anche la capacità di spiegare che il piano che abbiamo approvato e le schede conseguenti sono una evoluzione della sanità e, essendo un'evoluzione, è un cambiamento. Quando si cambia, hanno paura coloro che lavorano in sanità. Hanno paura i fornitori della sanità, hanno paura quelli che in sanità hanno un ruolo importante e hanno paura soprattutto i cittadini che se sono abituati ad avere un ospedale a 20 km da casa, il fatto di andare a 30 km da casa e, e, e rappresenta eh, come dire, una difficoltà psicologica. In realtà quello che noi andiamo a proporre è un ospedale dove c'è tutto, dove c'è il meglio dove chi opera ha una casistica tale per cui è in grado di operare meglio di chi opera raramente in un piccolo ospedale magari isolato, ma invece non a 20 ma a 10 km da casa i cittadini avranno una struttura dove ci si potrà ricoverare perché il bisogno non sarà un bisogno ospedaliero ma è un bisogno di una Vigilanza sanitaria di un certo tipo, per cui non serve andare in ospedale per quel ricovero, ma ci si può ricoverare due, tre, quattro, cinque giorni vicino a casa e avere un servizio che risponda al bisogno reale. Tradotto, a me piacciono molto i numeri: se ricoverarsi in ospedale oggi nel Veneto costa circa 500 euro, e siamo fra i meno cari d'Italia, se così vogliamo dirlo in modo commerciale, euro giorno, sì. 500 euro al giorno. È inutile che si spenda 500 euro al giorno per dare un servizio che eh, non richiede questo tipo di assistenza. La risposta a quel servizio magari è, eh, corrisponde a un costo di 120, 130, 150 euro. Allora distinguiamo chi ha bisogno di andare in ospedale ed è giusto per questi spendere 500 euro. Chi non ha bisogno di un ospedale ma ha bisogno di un'assistenza minore ci saranno le strutture territoriali dove costeranno al giorno 130, 140 euro. Se mettiamo a fuoco questo, quelle da 130 euro vicine a casa, quelle da 500 un po' più lontane, ma voglio dire in ospedale si resta comunque per un intervento chirurgico solo 3-4 giorni, ci rendiamo conto che non è che quello che si va a fare lo si fa per risparmiare, ma meglio organizzando il servizio si spende meno e si dà qualcosa di migliore. Quello che ho detto prima rispetto al fatto che dove la sanità costa di più è peggiore. Senta Leonardo Padrin, io devo dire chiaramente quello che penso, lo devo per onestà verso i nostri telespettatori. Di fronte alle luci finalmente di un piano socio sanitario che dopo tanti anni è stato approvato e che tutti abbiamo letto e abbiamo condiviso e abbiamo anche applaudito e al coraggio con cui si sono posti alcuni limiti di posti di letto per mila abitanti, eccetera, che sono addirittura migliori della spending review del governo certo. e addirittura fatti prima che il governo facesse la spending review e mandasse fuori i decreti Balduzzi. Noi vediamo una grande incompiuta, una mancanza di coraggio di applicare le schede ospedaliere. Secondo me questa è la grande ombra, quindi la incapacità di una giunta di interpretare un piano di programma per cui alla gente in realtà non danno quello che hanno programmato e che sarebbe dovuto essere stato fatto e non hanno fatto il loro lavoro di gestori della cosa pubblica. L'aspettare crea un danno anche economico, oltre a lasciare alcuni ospedali nel limbo quando bisogna saper dire che la trasformazione sul territorio è importantissima per mantenere il grande livello di eccellenza dell'Italia, non possiamo permetterci di avere tutti quei piccoli ospedali diffusi qua e là, dopo che abbiamo avuto il 118, l'elisoccorso, il grande piano dei trapianti, il piano sangue, l'accorpamento dei, dei servizi economali a livello quasi provinciale eccetera, quindi questa è una mancanza di capacità di interpretare e di amministrare che il cittadino Ricorderà a breve, quindi, più si aspetta, secondo me peggio è. Quindi, c'è un'incapacità secondo i cittadini da parte della Giunta di interpretare questo. Altra cosa che Beh, le chiedo: se detto, le come... però, insomma, io non posso rispondere per la Giunta, ma certo, che la Giunta risponderà per la Giunta, bisogna anche dire che il fatto, però che è una bella impressione questa. Eh? Beh, diciamo che comunque il fatto che si vada a votare, il fatto che il ministro Balduzzi... si voterà fra altri Comun due mesi. Eh? Sì, ma voglio dire. Eh, eh, il Ministro Balduzzi ha, eh, ha di fatto fatto un'incompiuta perché non ha completato tutte quelle riforme che eh, eh, aveva detto che, che si sarebbero fatte appunto. però voglio dire per carità io non è che questa è l'Italia mi di, sostituisco di alla Giunta sì. ma in effetti una riflessione sulle schede va fatta anche rispetto all'incertezza ah, che si è comincia almeno a cominciare a parlarne, non se ne è proprio parlato sulle schede altra cosa, e questo che dispiace altra cosa eh, I piani ospedalieri, allora la sanità vive anche di investi investimenti, allora, bisogna investire nelle grandi attrezzature perché ovvio le grandi PET, TAC, risonanze eccetera che servono, però anche nelle strutture ospedaliere si era parlato tanto dell'ospedale di qui, dell'ospedale di là eccetera, di fronte ai grandi problemi e alla grande per esempio sbilancio, di una certa unità sanitaria locale dove con la, con la project financing si è visto che c'è stato un errore di programma allora si deve parlare per esempio dell'ospedale di Padova, i soldi non ci sono ma non sono neanche nemmeno stati chiesti perché questa è la verità, cioè, è inutile dire ma tal forza politica in realtà non sono stati chiesti, dice il governo non li ha tanto non li chiedo, ma insomma in realtà non si è stata fatta una programmazione c'è un progetto che è fumoso però da un'altra parte in un'altra provincia si è costruito si è sistemato e si è anche privilegiato un'altra università non sarà che sia una bottega di partito questa, cioè il cittadino dice ma dove c'è il partito che più al governo le cose vanno avanti, dove quel partito non è dominante le cose non vanno avanti, è un grosso sospetto. Ma guardi, eh... premesso che in pochi anni le cose cambiano radicalmente, quindi le disponibilità che c'erano 3-4 certo. anni fa oggi non ci sono più. Però fu fatta una scelta a Padova rispetto al nuovo ospedale. Che era quella tra intervenire sulla sede attuale, magari facendo dei ragionamenti di un certo tipo, insomma, oppure scegliere la costruzione di un qualcosa di nuovo. E la scelta, non fatta attraverso una votazione, ma fatta come dire, eh, di vertice, a cui hanno concorso il comune, la provincia, l'università, la regione e tanti altri poteri meno evidenti. È stata quella di puntare alla costruzione di un nuovo ospedale. E io ho sempre avuto delle perplessità su questo, sono stato anche pubblicamente accusato dal Sindaco di Padova di essere uno fra i detrattori di questa idea. Però io credo che, eh, ad esempio, nella provincia di cui parliamo, sì. che è Verona, è stato scelto di intervenire sulla sede attuale e i lavori sono già terminati. Eh sì. Quindi voglio dire. Nel senso che è la responsabilità di non dare una risposta ai cittadini perché si ha in testa un'idea faraonica. Voglio dire, è la ricerca, è la cosa migliore o è la ricerca di vanagloria da parte della politica? Allora, su questo si potrebbe aprire un bel, eh, un bel dibattito. Ma queste sono le ombre del 2012. Il 2013 vedrà delle elezioni politiche... Allora, e io credo diverso, che eh? l'elemento discriminante su questa vicenda sia il tempo. E sì. cioè, secondo me, bisogna stabilire entro quando questa decisione è valida o va cambiata, se, 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 se non ci sono le condizioni per realizzarla. Perché, voglio dire, è inutile dire io vorrei che tutti al mondo si volessero bene, che non ci fossero più le guerre, che ci fosse la vita eterna per tutti. Per carità, Bel progetto. tutte cose molto belle, ma di difficile se non impossibile la realizzazione. Allora, secondo me, la cosa da fare è quella di verificare se ci sono le condizioni per trovare i soldi per il nuovo ospedale, se ci sono, andiamo avanti, se non ci sono, ragioniamo su quello che c'è. Perché non dimentichiamo che due aspetti: la sanità si evolve molto velocemente, per cui, se noi guardiamo a dieci anni fa, Oggi abbiamo il 10% dei posti letto in meno. Se guardiamo a 20 anni fa, ne abbiamo il 25% di posti letto in meno. Quindi gli spazi servono organizzati in modo diverso. E dopo, da Padovano, faccio un'osservazione. Sì. Oggi, noi a Padova, per tanti motivi, secondo me anche per delle motivazioni di cattiva gestione amministrativa, abbiamo una città dove c'è una pesante presenza della microcriminalità. E nonostante abbiamo un'università da 60.000 abitanti e abbiamo 2.000 posti letto a, a ospedalieri. ospedalieri, io mi domando: ma se noi tiriamo via gli ospedali del centro e tiriamo via anche tutti gli studenti di medicina, non è che facciamo morire il piccolo commercio, facciamo morire tutta una serie di piccole attività commerciali e il centro di Padova, che già secondo me è pericoloso lo diventa ancora di più e la gente scapperà dal centro. L Osservazione intelligente quindi. E, e quindi voglio dire, ragioniamo su tutte queste cose, perché è, è, è vero che per carità in centro non ci sono i parcheggi, ma aumentando i mezzi pubblici dire, si possono trovare tante soluzioni a questo problema. Facendo dei silos, eccetera. Il centro andrebbe rivitalizzato. In effetti lei ha fatto un'osservazione estremamente intelligente. Come uomo politico, come uomo da, dall'ingegno politico e presidente di una commissione che ha lavorato moltissimo per il piano socio sanitario, non si sente un po' avvilito che il piano è lì fermo perché non può essere attuato? Ma, sa, eh, il piano io, io lo sento molto, molto mio, non nel senso di. di sì, dei famosi egoistici. Ecco. Eh, sì. Perché ci abbiamo passato tante ore, ogni pagina l'abbiamo valutata. Sì. Allora, io sono convinto che sia stata fatta una cosa molto buona e molto utile. Non credo che un mese in più in meno eh, riduca il valore di quello che abbiamo fatto. Può impattare negativamente sul miglioramento del sistema. Ma guarda il padrino, allora, io le voglio dire che qui io non sono è il mese, qui sta passando, anni stanno passando anni, no, perché passerà un anno tra no, un altra. No, io sono molto preoccupato che le la proposta di schede che mm. è in carico alla Giunta sia una proposta adeguatamente coraggiosa, cioè eh, bisogna fare delle scelte radicali e avere il coraggio di spiegare a tanti cittadini, a tanti insomma, a dei cittadini che oggi, come dire, vivono intorno all'ospedale, ma non tanto come malati, ma quanto per altri interessi, che quella stagione è conclusa, cioè la sanità serve per curare i cittadini, che poi per farlo servano i dipendenti, i fornitori, tutto un mondo di un certo tipo che vale 8 miliardi e mezzo nel Veneto è un aspetto conseguente e quindi bisogna rendere sempre più centrale il cittadino perché altrimenti oggi noi ci troviamo che specialmente in determinate province l'ospedale è la maggiore fonte di occupazione. Una volta questo accadeva solo al sud, però abbiamo visto che trasformando la sanità da un servizio al cittadino a un modo per creare occupazione siamo arrivati a, 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 ai dati che ho detto prima, per cui in realtà da quegli ospedali scappano i medici, bravi, perché capiscono di non avere futuro, e i cittadini di quelle regioni riempiono gli aerei per venire a curarsi nel nord. Cosa pensa di eh, persone molto brave, professionisti molto bravi, come per fare un nome, Adriano Cestrone, che ha avuto già il coraggio di, eh, secondo eh, ovviamente quello che gli consente la legge, di fare già una piccola spending review, fare già delle schede. Ha accorpato determinate chirurgie, ha diminuito dei primariati, ha razionalizzato la spesa e ha addirittura eliminato, per esempio, qualcuno che guadagnava nella sanità facendo concorrenza alla sanità stessa pubblica come per esempio quello che si è letto nei giornali di un dentista che si portava Beh, fuori di, distinguiamo fuori, le due cose eh, sì. allora, chi commette dei reati e approfitta del proprio luogo ma Lì, decide la magistratura vedi, però ha avuto il coraggio di indagare sul resto parli. Adriano Cestone è una persona capace intelligente, ben reazionata che ha visto il lavoro che abbiamo fatto sul piano socio sanitario e in questo momento come dire anche per eh, adempiere a degli obblighi amministrativi, ha praticamente accorpato alcune situazioni. Che nel piano, quando abbiamo elaborato i principi, anche se non c'è la scheda, abbiamo previsto che una città può, un ospedale come Padova non possa avere 6-7 chirurgie. Quindi lui ha anticipato un certo. momentino interpretando molto bene il piano. Tra l'altro ha fatto una cosa un po' particolare: ha preso l'azienda speciale e l'ha armonizzata con l'azienda territoriale. Non solo avendo e usato, facendo diventare una risorsa lui la scelta è, dei cittadini dell'ospedale di Piole. Rao. Lui è fortunato, perché ah, bisogna sì, essere sono loro in insieme, due sì. per fare una cosa così. Sì. Ecco. Quindi comunque è un personaggio che eh, va rivalutato e va rivisto alla luce proprio del vostro piano sociosanitario. Non è assolutamente da pensionare. E eh, questo sarebbe un grosso errore da parte delle forze politiche che volessero scegliere per, sempre per motivi di bottega, chissà chi, Beh, dimenticando però, le grandi se, personaggi. Se una persona brava non fa il direttore generale può fare altre cose, insomma... Per cui imperiamo che la regione lo Importante sappia L'importante è che ci sia un valore e in questo caso il valore c'è. Abbiamo finito e me il tempo, la regia ci fa, segnare, ci fa segnali che il tempo è finito e allora eh, siamo a fine anno, è un consuntivo, siamo stati anche un po' piccanti nei suoi confronti, mi Beh, chiedo scusa, no? ma lei è stato anche molto sincero e onesto. Cosa diciamo ai cittadini Everto? Buona salute a tutti e state tranquilli che lavoriamo per voi. Ma direi buona salute a tutti e lavoriamo per migliorare quello che c'è da migliorare. E pungoliamo un po' questa giunta per piacere, perché mi pare che la giunta sia ferma in attesa di chissà che. Le posso assicurare che. È già stato fatto e lo si sta facendo. Il Consiglio regionale che svolga il suo compito di controllore della Giunta, perché altrimenti questa Giunta sta rallentando un po' le cose e non vediamo decisioni. Speriamo che lo sia per l'anno prossimo. Ringraziamo Leonardo Padrin, ringraziamo a voi. voi tutti. Questa è una puntata particolare che andrà trasmessa poche volte. Quindi godetevela durante il periodo feriale, che è questo bello di questi periodi di Natale e Capodanno, fino alla Befana e ricordatevi. Buona salute a tutti e spungoliamo questa giunta perché abbiamo bisogno di essere sani anche nel futuro.